Parade assolutamente discrezionale sui 10 avvenimenti più importanti per la realtà spaziale italiana, filo conduttore l'ASI. Tre di queste hits fanno parte delle classifiche internazionali stilate da Science and Nature, Marte, Gaia e il Neutrino. Iniziamo da Marte, o meglio dal radar Marsis, installato a bordo della sonda dell'ESA Mars Express. È stato realizzato dall'ASI, ideato dall'Università di Roma La Sapienza, costruito industrialmente da Thales Alenia Space, il tutto in collaborazione con il JPL della NASA. Un radar che aveva l'obiettivo di sondare in profondità il pianeta rosso, sicuri i loro ideatori e realizzatori che avrebbe riscontrato la presenza di acqua. Ci sono voluti 15 anni, ma alla fine i ricercatori di INAF, Uniroma 3 ed ASI hanno firmato un paper accettato da Science che confermava la presenza di un lago salato sotto la superficie marziana, a testimonianza di un passato acquoso, stile Terra. Proseguiamo con i neutrini, oggetti misteriosi, privi di massa o quasi, che a seconda delle interazioni che hanno nel loro viaggio cosmico si trasformano in particelle diverse. Sono messaggeri cosmici importanti perché provengono anche dall'universo lontano. E se nel 2017 abbiamo salutato l'astronomia multimessaggero, cogliendo le prime onde gravitazionali, il 2018 ha messo insieme neutrini e gamma ray burst, un altro passo avanti per conoscere meglio il nostro universo. E veniamo alla nostra galassia, la Via Lattea, destinata al suo studio. Il satellite dell'ESA, Gaia, sta raccogliendo informazioni delle 200 miliardi di stelle che compongono la nostra galassia e nell'anno è stata pubblicata la prima raccolta nella storia umana di 2 miliardi di stelle. C'è ancora molto da fare, ma le premesse sono molto promettenti. Ed eccoci al nostro sistema solare. Il 2018 è stato l'inizio di una missione europea molto attesa che porta un nome prestigioso italiano. Quello dello scienziato Giuseppe Colombo, la missione si chiama Bepi Colombo, obiettivo Mercurio, tanta Italia anche questa volta, Beyond dell'ESA, la seconda missione della sua carriera dopo quella ASI Volare. Parliamo dell'astronauta Luca Parmitano che l'ha presentata a Roma nel giorno del suo compleanno, prima presso la sede dell'ESA di Esrina a Frascati, poi in ASI, dove è stato proiettato il documentario Eva 23 che lo vede primo protagonista. Il 2019 lo vedrà di nuovo tra le news dell'anno con il lancio a luglio, nei giorni dei 50 anni dalla conquista umana della Luna. E se nel 2017 se ne dette l'annuncio in occasione del gran finale della sonda Cassini, il 2018 ha sancito l'entrata nel Deep Space Network della NASA del Sardinia Deep Space Antenna dell'ASI. Si è fatto le prime ossa con la sonda NASA Mars Insight. Negli ultimi anni la fisica quantistica è diventata pane quotidiano, l'ASI ha investito nel settore dedicandogli il centro di geodesia di materia. Non in esclusiva, sia chiaro, e guadagnando insieme al CNR uno dei finanziamenti dedicati dall'Unione Europea. Non possiamo tralasciare il cambio della guardia al vertice dell'agenzia, i cambi ai vertici fanno parte del contingente, lo spazio e l'ASI della storia del paese. Nel 2018 abbiamo celebrato i 20 anni della Stazione Spaziale Internazionale, progetto mondiale unico nel suo genere, a cui l'Italia ha dato un contributo fondamentale. Infatti, oltre il 40% della stazione nel suo volume pressurizzato è stato costruito nel nostro paese. Per finire, ricordiamo che nel 2018 l'Agenzia Spaziale Italiana ha celebrato i 30 anni della sua fondazione, ricordando per l'occasione i 50 anni di storia che hanno caratterizzato il ruolo del nostro paese nel settore spaziale. Buon 2019!